Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. C'era stata proprio una bufera dopo la diretta giuseppiana di domenica sera che annunciava le misure del DPCM Covid, dove alla prima domanda del giornalista che cosa ne pensa del MES, allora che si fa con questo MES, Conte aveva detto: senta, il MES in realtà non è la panacea, è un debito e facendo debito poi bisogna chiedere delle tasse per coprire questo debito. I suoi interessi non sono poi così vantaggiosi, diversi dai nostri bot decennali, perché c'è solo un guadagno di 200 milioni, ma non ne vale la candela perché nessuno in Europa lo ha chiesto, perché naturalmente è un meccanismo salva stati, è l'ultima spiaggia e questo viene utilizzato solo quando il paese è alla fine, prima del fallimento, e quindi ha delle condizioni che potrebbero a un certo momento diventare terribili. E poi soprattutto dice: non ne facciamo qui una battaglia ideologica tra chi lo vuole e chi non lo vuole, chi vince, chi pareggia, chi perde. Sembrava poi Zingaretti si era arrabbiato dicendo: ma com'è possibile liquidare un problema così con una battuta? In realtà Conte non ha fatto una battuta, ma ha spiegato perfettamente in maniera sintetica quali sono i motivi del no al MES, come tutti i paesi d'Europa, nessuno lo ha chiesto. Giustamente poi dice: beh, dobbiamo fare adesso una verifica dell'ultima parte di governo per fare una nuova agenda, dice Zingaretti, visto che gli ha fatto capire, visto che tu decidi di testa tua, bene, ci sediamo e facciamo un'agenda, perché Zingaretti punta a questo cavolo di MES, non si capisce perché continua ad insistere con questa cosa, il MES e poi il cambio della legge elettorale. Se voi avete notato, Zingaretti si è fissato con cancellare i decreti di sicurezza di Matteo Salvini, una sciocchezza perché funzionavano, adesso si fissa sull'utilizzare il MES, che è una sciocchezza, è pericoloso. Quindi dice delle cose che sono in controtendenza a quello che è il pensiero giusto, normale. Diciamo che dice e pensa delle cose che sono un po' curiose, diciamo. E purtroppo è lui che comanda in Parlamento, in Senato, è lui il vero Presidente del Consiglio, proprio Zingaretti. Ma intanto Conte torna di nuovo a parlare sul MES, sembrava che era finito tutto, ma il Presidente del Consiglio, da Bruno Vespa, durante la presentazione del libro, sempre di Bruno Vespa, che si chiama Perché l'Italia amò Mussolini e come ha resistito alla dittatura del Covid, in uscita il 29 ottobre da Mondadori Rai Libri. Praticamente il Conte dice lì, ospite da Vespa: i soldi necessari alla sanità possiamo trovarli anche diversamente. Il MES è un debito, se ne avremo bisogno vuol dire che aumenteremo il deficit. Quindi ribadisce la sua linea chiarissima dell'altro giorno. E Vespa chiede: ma prendere questo MES farebbe fare una brutta figura all'Italia, visto che finora nessun altro paese lo ha preso? E lui risponde di non aver mai escluso l'accesso al MES. Queste decisioni politiche si prendono al tavolo di maggioranza dopo un confronto approfondito. Io ho dato soltanto un contributo per deideologizzare questo tema, non ho una mia valutazione. Ecco, questo è il punto. È diventato un tema ideologico, ideologico di dire: adesso si fa perché lo dico io che sono in maggioranza, per andare contro quello che dicono all'opposizione, però anche qui non si va nel merito del tema, è uno scontro ideologico come quello sui decreti sicurezza di Matteo Salvini. Non è nel merito, era perché bisognava andare contro Matteo Salvini, e in questo caso io credo sia la stessa identica cosa. Il sì al MES da parte del PD che comanda nel governo è per dimostrare ai 5 Stelle che comandano loro e per dimostrare all'opposizione che loro non valgono niente come opposizione, che lui decide quello che vuole. Secondo me
mia opinione, è questa l'unica motivazione di Zingaretti per continuare ad insistere. Ma Conte poi parla della principale sua preoccupazione e parla del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Proprio facendo riferimento a lui, dice: "Oggettivamente prendo atto che Visco ha detto che, visto che nessuno prende il MES, ci sarebbe uno stigma per chi lo chiede. Io non so quantificare questo stigma, non posso prevedere le reazioni dei mercati finanziari. Reagirebbero bene o male?" Beh, il SURE, dice, il Fondo Europeo per finanziare la cassa integrazione, lo prendono tutti. Il MES no. Se fossimo i soli a prenderlo, questo farebbe scattare un segnale di attenzione nei confronti dell'Italia. E su questo ha ragione. I mercati, certo non la prenderebbero bene, no? Dice, non so se la prenderebbero bene o male. Sicuramente non la prenderebbero bene. Quindi bisogna capire quanto la prenderebbero male. Poco, tanto, tantissimo, perché vi dico, il MES è il meccanismo che si utilizza per i paesi praticamente falliti. Naturalmente questo sono dei soldi dati in modo diverso, non perché il paese è fallito, ma per questo caso. Però naturalmente se l'Italia è l'unico paese che prende questo MES, capite che agli occhi della comunità internazionale e degli investitori è un segno di debolezza e di grande allarme. Intanto poi ci sono, naturalmente, il Movimento 5 Stelle si schiera con Conte, no? E mentre Forza Italia critica, dice, ma sul MES arrivano le critiche dell'opposizione. La Bernini va all'attacco, dice, mentre l'emergenza sanitaria purtroppo cresce da governo e maggioranza, sarebbe lecito aspettarsi un confronto sulle cose concrete. Invece stiamo assistendo a una quotidianità di accuse e controaccuse che portano inevitabilmente al rinvio dei problemi e soprattutto alle soluzioni. Dopo gli inutili stati generali di Conte, ora per decidere sul MES si aspettano gli stati generali grillini e si ricorre a vecchie formule come il patto di legislatura per mettere un cerotto provvisorio sulle divisioni. Si naviga a vista, insomma, dentro una crisi drammatica che invece rischierebbe una guida salda e autorevole. Dunque, in queste critiche velatamente, non troppo, come dire, ma adesso si discute anche sì no sul MES quando andrebbe utilizzato, almeno. Anche questa è l'idea di Forza Italia e PD sono per il sì, Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia sono per il no all'utilizzo del MES. Ricordiamoci che in Europa nessuno si è posto il problema di chiederlo perché è uno smacco al proprio paese, questa è la realtà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, siamo in Instagram, anche in Facebook, nella pagina di YouTube, l'altra Tele Italia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.